Buongiorno da parte del Distretto del Commercio di Campodarsico. Oggi siamo in compagnia di Jessica Smaniotto di Diet Natural. Buongiorno, buongiorno Jessica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Jessica, hai voglia di introdurti, di introdurre la tua attività? Chi sei? Allora, alcuni di voi mi conoscono già, altri spero mi conosceranno presto. Io sono consulente del centro Diet Natural di Campodarsego, che è un'attività in franchising di nutrizione e dietetica. È il primo, diciamo così, franchising italiano di nutrizione e dietetica. Al centro ci occupiamo di innanzitutto promuovere uno stile di vita sano basato su una corretta alimentazione ed effettuiamo dei percorsi di rieducazione alimentari finalizzati, diciamo così, alla rimessa in forma. Inoltre abbiniamo i nostri integratori naturali che sono 100% made in Italy, certificati presso il Ministero della Salute per migliorare ovviamente il percorso alimentare che ognuno va ad intraprendere. Dove possiamo trovare il tuo negozio? Dove è collocato? Il centro si trova in via Verdi 7 a Campodarsego. Benissimo, hai anche parcheggio di fronte? Assolutamente sì, abbiamo un parcheggio e anche dei posti ovviamente liberi davanti proprio all'attività. Perfetto. Hai voglia di raccontarci qualcosa rispetto al tuo percorso formativo? Sì, allora io mi laureo un bel po' di tempo fa in biologia, anzi scienze biologiche, ancora il vecchio ordinamento. Ho proseguito il percorso universitario con un dottorato di ricerca in genetica e poi ho intrapreso un'attività, diciamo così, di ricerca e sviluppo presso un'azienda che si occupa di produzione e commercializzazione di kit diagnostici per aziende sanitarie. Da ormai 6 anni mi sono inserita, grazie anche, insomma, al background che il mio titolo di studio mi ha dato, nell'ambiente della nutrizione. Jessica, chi è il tuo Sì? cliente tipo? Vuoi raccontarci qualcosa? Allora, diciamo che potenzialmente tutti possono venire ad imparare a mangiare meglio se non lo sanno già fare all'interno del centro. A me si rivolgono persone che non solo vogliono magari rimettersi in forma, perdere qualche chilo, c'è anche chi semplicemente vuole sistemare l'alimentazione, ma che magari si accorge che durante la giornata non è in grado di gestire in maniera corretta, per esempio, i pasti, chi magari effettua un percorso più finalizzato all'attività fisica o persone che magari hanno un'attività fisica molto intensa, che fanno anche maratone, quindi percorsi più per sportivi, sempre con integratori ovviamente dedicati, perché disponiamo anche di integratori proteici e altro per migliorare un pochino la performance, ma anche chi vuole sistemare l'alimentazione in virtù del fatto che magari soffre di alcuni fastidi, come possono essere colite, gastrite, reflusso o altri tipi di fastidi che magari sono cronici o comunque si verificano magari nel cambio stagione. Questo può essere fatto sia attraverso una consulenza, ma anche attraverso ovviamente il consiglio dell'integratore che magari per quella persona può essere ovviamente più adatto a risolvere il problema. Noi possiamo seguirti anche sui social, sei presente con qualche pagina Facebook o Instagram? Assolutamente sì, trovate la pagina diretta del centro, su Facebook cercate Diet Natural Campodarsego, su Instagram invece cercate Diet Jessie. Le due pagine sono comunque collegate, quindi entrando nell'una o nell'altra avrete la possibilità poi di switchare nella pagina collegata senza problemi. Ci sono dei servizi in particolare che offri in esclusiva? Allora, al centro si può effettuare sempre ovviamente previa prenotazione, il test delle intolleranze alimentari, che va ad analizzare 218 sostanze, per lo più alimenti ovviamente, ma anche piante, piuttosto che additivi, conservanti o altro, per ovviamente cercare di capire se il nostro organismo ha dei fastidi o comunque delle incompatibilità con qualche sostanza in particolare. Io lo consiglio magari sempre per chi deve intraprendere anche un percorso di rimessa in forma, perché già avere una prima, diciamo così, valutazione su quello che il nostro organismo fa fatica a gestire è sempre, insomma, un modo per partire al meglio. Abbiamo poi dei test che vanno prenotati perché ovviamente necessitano di un pochino più di tempo. Un holter metabolico che ci aiuta ovviamente a monitorare la qualità e la durata del sonno, anche la performance fisica e ovviamente il numero di calorie bruciate durante la giornata, quindi per verificare proprio se il nostro metabolismo funziona in maniera corretta. E due test molto più specifici che vanno ad analizzare uno,
diciamo così, la suscettibilità poi a disposizione a gestire glutine e lattosio, che sono due intolleranze veramente molto diffuse ormai, e un test sempre di biologia molecolare sul DNA molto più specifico che io consiglio quando dobbiamo analizzare geni coinvolti nel metabolismo di carboidrati, lipidi, detossificazione dell'organismo, perché ci aiutano a capire quando un individuo non è in grado di, diciamo così, mantenere il proprio peso forma o comunque effettuare una perdita di peso abbastanza regolare, se ci sono effettivamente delle cause metaboliche, diciamo così, più profonde. Bene, Jessica, noi ti ringraziamo perché ci hai veramente dato delle informazioni importantissime, dei consigli già così di primo acchito. Quindi ecco, non ci resta che entrare e anche venirti a conoscere, anche solo per un consiglio in questo momento, e poi capire un po' di più. Io ringrazio voi e ovviamente vi aspetto in negozio per tutte le informazioni. Grazie mille. Grazie, buona giornata. Anche a voi.